Simon, ti rendi conto che giocare a Beyond Due Anime è veramente un'esperienza unica, incredibile, inimmaginabile, immersiva? Insomma, io ho veramente finito gli aggettivi. E poi è realizzato con una tecnica particolare in grado di dare a volti e animazioni un realismo incredibile. Tu non sai che darei per recitare al cinema in un capolavoro di questo genere. Ma scusa, ma se questo è il problema, che ci vuole? Guarda che io conosco David Cage, l'ho intervistato anche più volte, se vuoi te lo presento. Davvero? Faresti questo per me? Ma Giorgio, ma per forza, guarda, anche gratis. No, anzi no, perché gratis? Magari qualcosina la potresti pure fare per me. Per esempio? Ma nulla di che, dovresti solamente sbloccare tutti i trofei di Beyond Due Anime. Ma scusami, ma perché io? Poi dai, l'avrei già fatto, no? Anche tu, giusto? Scusa, non vuoi fare un favorino al tuo Simon? Credi veramente di cogliermi in fallo e sbagli, perché sono talmente esperta, anche se questo gioco è nuovo, che so già come fare, ma lo dirò solo ai nostri amici che ci seguono da casa. A te niente. Perfetto, quindi il numero di David me lo tengo io. No, aspetta. Particolare e controverso, Beyond Two Souls nasce da una visione creativa unica e preziosa e porta alle estreme conseguenze il punto di vista del suo creatore, l'eclettico David Cage. Il ruolo centrale dell'attorialità, il focus su una narrazione piena e fortemente emotiva, l'interazione leggera ed evanescente rappresentano i tratti principali di una produzione distante dalla concezione classica di videogame, attenta piuttosto ad esplorare i linguaggi e gli strumenti della narrazione interattiva. Ne esce un prodotto affascinante e avvolgente, che si regge soprattutto sulla qualità della sceneggiatura e della recitazione. Si parte con un trofeo molto particolare, In Love with Ryan. Dovrete riuscire ad andare a letto con Ryan, l'istruttore di Jody durante il suo addestramento alla CIA. Per farlo bisognerà anzitutto agire correttamente in una delle scene precedenti all'incontro. Quando Aiden entra nel corpo di Cole, come si vede nel video, mi raccomando, non utilizzate mai l'opzione parla, altrimenti Jody non tornerà a casa e l'incontro galante non potrà avvenire. Durante l'incontro, inoltre, non dovete mai interagire quando siete nei panni di Aiden, altrimenti rischiate di allontanare Ryan. Molto più facile il secondo trofeo, Teammates. Nel capitolo Il mio amico immaginario, verso l'inizio dell'avventura, dovrete fare 3 dispetti in presenza della madre di Jody. Le opzioni, come mostrato, sono tante e la scelta potrà essere esclusivamente vostra.